Allora, volevo parlarvi. Ora, l'audio non è buono perché è quello che è, quello del telefonino, e per adesso non ho. Casomai faccio un altro video. Allora, questo è un ukulele Arawak, la Okan, Okan. L'unica cosa che non capisco è come si cambieranno le corde, perché qui ci sono dei buchi e qui dovranno uscire le corde, e in qualche modo devo farle uscire e fare un cappio. Questo sarà un problema che affronterò quando cambierò le corde. Le corde sono abbastanza fini, sembrano corde da soprano. Oh, sono andato a controllare l'intonazione, non è perfetta sul dodicesimo tasto. Parte di ciò poco. Il do è molto crescente. E là non più di tanto. Se si suona piano. Allora, a parte questo che è un difetto comune a moltissimi ukulele, sono nei tenori e meno presente. Allora, l'ukulele si presenta, io l'ho preso, ve lo dico, 89 euro. Alcuni lo vendono a 129, però l'ukulele è tutto in mogano massello, che però io adesso sto guardando l'incatenatura dentro, perché si può guardare. Non è un'incatenatura pesante. Adesso vediamo questo qui, scusate. No, non è assolutamente un'incatenatura pesante. Dentro appare abbastanza pulito. C'è questo finto a balone, ovviamente finto. C'è tutta una storia, andata a vedere. Okan Arawak, ispirato agli indiani, la prima tribù che ha fatto il passo, ma non lo so, una tribù amazzone o quello che parte del problema è queste corde fini. Vi faccio sentire uno strumento molto simile come concezione, molto simile. Ovviamente questi buchi non c'erano, li ho fatti io, però questo Arawak non è così chiuso come suono, come lo era questo, senza questi. Questo è in acacia. Questo invece è in mogano. Vedete che ha pure una parte centrale forata. Allora, l'unico, alcune cose che posso dire è che questo è un po' troppo grande. Veramente troppo grande questo. Se fosse stato così sarebbe stato molto meglio. Però il suono questo buca laterale è
notevolmente più grande di questa. Non c'è binding intorno alla buca. Qui c'era il binding, ma questo è uno strumento molto più costoso. Per quanto riguarda il ponticello, sembra in tasca. E sembra anche questo. Sembra, però sembra, è un po'. Però non ci metterei la mano sul fuoco. Come vedete, ha i segnatasto laterali e anteriori che sembrano, scusate, sembrano intarsiati, il che è strano, nel senso per questa fascia di prezzo. Le meccaniche sono esteticamente, non sembrano da poco. Non viene fornito con custodia, con alcun tipo di custodia. Ripeto. Le corde sono troppo fini per me. Il settaggio è buono perché il re settima, anzi il sol settima, è intonato. Spesso le prime corde succede che una di queste è crescente. Ripeto, parte di questo timbro molto brillante. È dato da queste corde molto fini. Vabbè, questo è quanto.